Rinvio delle manifestazioni pro-Palestina previste per domani in concomitanza con il giorno della memoria. Le questure di Roma e Milano hanno deciso che i cortei andranno spostati ad altra data, ma arriva la protesta dei giovani palestinesi in Italia che si dicono pronti a scendere comunque in piazza domani nonostante il divieto nelle principali città. Per il rinvio si schierano i sindaci di Roma e Milano, per i quali il giorno della memoria va protetto da ogni rischio antisemita. Non nasconde le preoccupazioni la premier Meloni, che comunque ribadisce il rispetto del diritto a protestare, così come il ministro dell'interno Piantedosi. Rinviare non vuol dire vietare. In fondo differirle in altri giorni non significa negare la libertà. E la questione medio orientale al centro del dibattito politico. Lunedì approda in aula alla Camera la mozione del Partito Democratico sulla crisi tra Israele e Hamas. Tra i punti la richiesta del riconoscimento dello Stato palestinese e l'immediato cessate il fuoco. Temi affrontati anche dal ministro degli esteri Tajani nella sua visita in Libano, Israele e Palestina. Senti, possiamo solo chiedere solo di ieri com'è andata questa missione. È andata benissimo. È andata bene perché sono riuscito a parlare con tutti i vertici dello Stato di Israele e continuiamo a lavorare perché ci possa essere una soluzione positiva. Detto qual è la posizione dell'Italia, bisogna tessera dopo tessera bisogna costruire. Anche col capo dello Stato si è. Con Monti ho parlato. Pace e duratura in Medio Oriente, così come in Ucraina, sarà l'impegno della presidenza italiana del G7 in vista del summit di giugno in Puglia. Ribadiremo il nostro sostegno all'Ucraina, continueremo a lavorare per la fine della guerra e per arrivare a una pace giusta e duratura. Ci occuperemo anche del conflitto in Medio Oriente e delle altre crisi all'ordine del giorno.